Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Iniziamo questa celebrazione con la lettura del Vangelo che ci fa capire questa celebrazione di oggi, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino alla porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendavano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il re, il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi per la grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Amen. Preghiamo e benediciamo i rami di olio. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, i tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. In questo giorno il nostro messaggio da Cerce Maggiore, un messaggio a tutto il mondo, lo vogliamo fare con un ramo di olivo, perché vogliamo predicare la pace contro ogni terrore. Il mondo soffre oggi, anche Gesù ha sofferto. Speriamo che questa sofferenza del mondo, le esplosioni, le guerre, la fame, che portino questo mondo alla risurrezione, al bene di tutti. Questo segno della pace lo vogliamo portare da Cerce Maggiore oggi a tutto il mondo. Anche con una luce portata dai bambini, vogliamo regalare in questo giorno la luce al mondo. Diciamo pace e luce. Pace. Questo è il nostro messaggio pasquale,
che parte di questa bella giornata in cui accogliamo Gesù nei nostri cuori. Che il mondo tutto sia una casa, un'accoglienza perfetta per Gesù, così possa regnare la pace e così possa illuminare la luce di Cristo su tutti noi. Quindi ora procediamo in pace verso l'altare di Dio per celebrare questa Santa Messa e la Passione di Cristo.